Leggiamo un po' da tutti i giornali, Bugani e Piazza all'Assemblea, non si parli degli ex. Lunedì ci sarà l'Assemblea del Movimento 5 Stelle, se si discuterà nel merito e seriamente saremo lì, fanno sapere Bugani e Piazza, ma se il confronto scadrà nella spettacolarizzazione oppure si sposterà sugli ex Giovanni Favi e Federica Salsi, serenamente lasceremo la sala e non si possono nominare neanche per sbaglio Salsi e Favia. Sono due nomi sui quali si lascia l'assemblea all'istante, anche se fossero solo pronunciati per errore. Allora, cominciamo da Salsi. Siete innominati in questa assemblea di lunedì. Si pensava di avere delle spiegazioni, qualcuno voleva avere anche delle spiegazioni, ad esempio da Saetti, ma parlare anche di altri temi, di altri problemi, però c'è questo effetto innominati. Innominati è un effetto che si sta riproducendo come un mantra ormai da novembre in avanti, quando ci sono stati vari problemi legati alla mia partecipazione a Ballarò, la successiva mia espulsione, così si è sempre cercato in assemblea di procrastinare l'affrontare il problema. Prima si è portata come scusa la campagna elettorale, per cui erano tutti concentrati sulla campagna elettorale, quindi ha detto dopo la campagna elettorale, dopo le elezioni ne parliamo. Quando è stato il momento, è stata calendarizzata un'assemblea e nel giro di poche ore è stata tolta perché l'argomento non doveva essere affrontato. Quindi non mi stupisco del fatto che si continui a non voler affrontare, o meglio che alcuni soggetti vogliono continuare a non affrontare un problema. Flavia, anche lei è nominato. Sì, questa cosa è interessante per il Movimento 5 Stelle di Bologna. Non penso che debba uscire in queste riunioni per parlare il mio e quello di Federica, di me o di Federica, ma deve uscire perché Bugani deve spiegare davanti ai cittadini, visto che non lo farà certamente davanti a me e Federica, quello che è stato il suo comportamento. Lui non può scappare dalle sue responsabilità, lui e chi ha agito con lui, e deve risponderne perché un eletto del Movimento 5 Stelle si confronta con la base. Lui ha delle gravissime responsabilità ed è giusto che la base gli chieda conto. Se questo non avverrà, se lui da piccolo dittatore metterà degli argomenti tabù, che non sono perdite di tempo, ma è stato il motivo per cui il Movimento 5 Stelle ha perso la metà dei voti che poteva prendere a Bologna, se lui non ne vuole rispondere, si colloca tranquillamente nel parco dei politici arroganti di cui siamo stati abituati in questi anni. Non dovrebbe esserci neanche Serena Saetti, ex consigliera del quartiere Borgo Panigale, dimessasi l'altro giorno e coinvolta nella vicenda delle mail pubblicate sul Meetup. Salsi. Sì, io credo che sia un grande atto di codardia, nel senso che di mettersi alla vigilia di quello che potrebbe essere un confronto che potrebbe volgere comunque negativamente nei confronti di Saetti, visto il suo coinvolgimento, credo che sia comunque una cosa grave. Già ho detto che secondo me il fatto che si sia dimessa non significa automaticamente sottrarsi al confronto, anzi non dovrebbe nemmeno essere un alibi per poterlo fare. Comunque lei ha rappresentato i cittadini del quartiere per 2 anni ed è giusto che con loro si confronti anche se intende di mettersi. Anche in questo caso, Favia, potrebbe essere un'assemblea in cui non si otterrebbero delle spiegazioni neanche su questa vicenda. No, non si vogliono da spiegazioni. Chi fugge dal confronto o mette dei paletti, degli argomenti tabù, è perché ha la coscienza sporca. Perché se tu hai la coscienza pulita, parli di tutto. Io, pur sapendo che l'ambiente è ostile, perché molte le persone poi oneste e comunque che mi seguivano in assemblea ora non ci vanno più, quindi pur sapendo che ci sono molti nuovi a cui hanno raccontato un sacco di balle sul conto mio e di Federica, io in assemblea vado a testa alta, se mi avessero invitato, per raccontare quello che è successo, per rispondere alle domande e alle accuse, perché ho la coscienza pulita. Questa è la differenza. C'è chi ha invece, chi si è mosso nell'ombra, chi ha tramato e chi è responsabile. Non è ovviamente l'unica causa, perché poi c'è il problema sistemico del Movimento 5 Stelle e della proprietà di Grillo Casaleggio, ma c'è chi ha tramato per far sì che io e Federica venissimo espulsi. Qualcuno l'avrebbe anche voluta in assemblea, Favia, però ecco, sappiamo che non ci sarà lunedì prossimo. Purtroppo la verità, come dicevo, può dar fastidio. Il fatto che io racconti esattamente senza distorsioni quella che è stata, ovviamente sempre
vista filtrata dalla mia esperienza, ma l'esperienza degli ultimi anni all'interno del Movimento 5 Stelle di Bologna, che ha inciso sul Movimento 5 Stelle nazionale, perché questo è il tema. La deriva che è iniziata un anno fa nasce da una micro faida bolognese, ma faida è anche dargli troppa importanza. Se parlare della Saetti per me è come parlare dell'antimateria. E pensare che lei adesso sia al centro delle cronache, che si dimetta, che potenzialmente potrà essere candidabile essendosi dimessa al prossimo Parlamento, alle europee, perché poi essendo una protetta di Casaleggio può capitare di tutto. Però pensare che queste persone sono ora le protagoniste, e metto dentro anche Bugani, della vita, sono i leader del Movimento 5 Stelle, anche se poi di fatto sono peggio dei leader perché si comportano da piccoli dittatori del Movimento 5 Stelle di Bologna, a me viene la pelle d'oca pensando l'importanza comunque che oggi ha il Movimento 5 Stelle nel panorama politico. Vito Crimi ha decretato via Facebook l'avvio della procedura di espulsione per il senatore Marino Mastrangeli del Movimento 5 Stelle, che è colpevole di essere andato per la seconda volta in TV a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso. Lei sa, si è una grande esperta di questa casistica, no? Ha aperto direi un fronte. Allora, in realtà la situazione mia di Mastrangeli è estremamente diversa, nel senso che Mastrangeli, per potersi candidare al Parlamento, ha dovuto sottoscrivere un impegno etico, un codice etico, dove ha sottoscritto nero su bianco che non avrebbe partecipato a dei talk show. Questo tipo di impegno io non l'ho mai dovuto sottoscrivere, non c'è mai stato. È un impegno che è stato messo solo ed esclusivamente nel momento in cui ci sono state le candidature per il Parlamento. Quindi vuol dire, si parte da un presupposto sbagliato, che io abbia violato delle regole che in realtà non sono mai esistite e che hanno incominciato ad esistere solo nel momento in cui ci sono state le candidature per il Parlamento e valgono per i parlamentari. Fabia, è interessante comunque anche questo aspetto di metodo, cioè l'avvio della procedura di espulsione su Facebook. Sì, siamo nella fase 2, nel senso Grillo ha capito che non si potevano più reggere le espulsioni fatte d'impero da lui, e adesso ha creato un sistema di zelanti che fanno il lavoro sporco, chiamiamolo. Ma io credo che Mastrangeli Marino non verrà espulso, comunque questa procedura non si è attivata per la sua presenza in TV. Proprio Crimi, di cui lei ha letto il messaggio, due sere fa era ospite a Porta a Porta con Bruno Vespa. Quindi io che conosco un po' i parlamentari, anche lo stesso Mastrangeli Marino, l'ho conosciuto prima online per quello che scriveva e poi l'ho visto anch'io in TV. Penso semplicemente che sia il risultato delle parlamentarie, ovvero il risultato di una scarsa capacità dei parlamentari, e in certi momenti anche imbarazzanti. Penso che Grillo usi il tema di non farli andare a confrontare in TV anche per non far vedere che molti di loro sono veramente imbarazzanti, e che le parlamentarie e il suo modo di selezionare la classe politica è indecente e imbarazzante. E quindi, essendo Mastrangeli uno di quelli che non brilla per, diciamo, capacità politiche, però che comunque va in televisione, questo mette in difficoltà il movimento, quindi loro hanno deciso di lavorare per l'espulsione. Finché va Crimi, che invece è più in linea, per quanto possa fare gaffo, possa non piacere alle persone, o la Lombardi, loro invece sono perfettamente in linea al 100% e comunque se la sanno cavare in televisione, gaffa a parte, come dicevo, loro possono andare tranquillamente. Mastrangeli Marino, che non è una stella che brilla tantissimo, però va in TV, fa fare brutta figura al movimento e quindi lo vogliono espellere. In realtà dovrebbero espellere Grillo e Casaleggio, che stanno tenendo un movimento politicamente nano, anche se ormai è un gigante nel panorama politico, come dicevo, e sono loro purtroppo i veri responsabili, non questi poveri parlamentari che non hanno fatto poi niente, non hanno nessuna colpa, se non quella di credere in un loro sogno. Salsi vuole aggiungere qualcosa? La grossa responsabilità dei fallimenti, delle brutte figure del Movimento 5 Stelle è proprio nella gestione. Fin dall'inizio non c'è stata la volontà di cercare di formare queste persone per il ruolo politico che avrebbero voluto rappresentare. Allora, finché si entra in un consiglio di quartiere, in un comune, e si è all'opposizione, bene o male ci si fa le ossa e si riesce in una qualche maniera a barcamenarsi e ad essere, insomma, attivi sul territorio. Presentarsi in Parlamento senza avere
avuto una minima esperienza, una minima formazione, significa mandare delle persone letteralmente allo sbaraglio, mandare allo sbaraglio con l'illusione che siano capaci di affrontare quel compito, illusione che però è stata insinuata da Grillo e Casaleggio dicendo che chiunque può far politica senza una particolare preparazione. Non è così, non è così, lo si vede poi nelle gaffe che fanno la Lombardia, i crimi, a volte anche proprio su inciampi sulla Costituzione italiana.